Consigliere Foti. Parto dall'ultima frase del consigliere Valtese: nessuno vuole gente da mio rango. Questo non ci appartiene per cultura. Forse il mio carattere è duente a volte, ma non è questa l'intenzione. Anche per me dobbiamo finire, possiamo finire due. Domani sera possiamo finire a parlare, non ho nessun problema. Ma io non ho niente. Sono stati utilizzati i termini bleffare la cittadinanza, noi non bleffiamo nessuno. Tutta l'attività che ha messo in atto e in campo la compagine politica che arriva nel futuro è confermata in atti e in azione. Se mi dimostrate il contrario, ve l'ho detto prima, mi dimetto nel mattino. Avere il coraggio di affermare il fallimento di cosa? Me lo dovete dire voi dove ha fallito, no, consigliere Magno. Me lo dovete dire voi dove è il fallimento di questa amministrazione. Me lo dovete dire punto su punto, azione su azione. Non si può parlare che c'è una situazione riguardo la viabilità urbana in condizioni che è quella che abbiamo, perché per intervenire al momento non c'è la disponibilità di fare un mutuo di 500.000 euro per sistemare tutti i chilometri di rete viaria come era il passato, vero Claudio? Quando si fare i muri, quindi, per marciapiedi, strade. L'altro vantaggio di questa amministrazione è che il 99,9 periodico degli interventi sono tutti finanziati e non, soltanto lo 0,1% grava sul bilancio comunale. Ma perché siamo stati costretti su una problematica delicata che non volevamo evitare l'opportunità, e mi riferisco al progetto del impianto sportivo Foresta, dove là c'è una copartecipazione, altro è tutto finanziato. Avessimo avuto l'opportunità di fare mutui, la prima cosa che avremmo fatto è quella di staccarci dalla solita, e quello è il primo intervento, è quello in assoluto che avremmo fatto, in assoluto. Casa della salute, c'è uno studio, perché è partito l'iter. Quando nel 2012 è stata firmata la convenzione, l'ASP ha avviato l'iter procedurale, che a seguito di procedura aperta ha affidato a uno studio di ingegneria due incarichi: verifica vulnerabilità sismica e progettazione preliminare. Noi non abbiamo preso strade diverse, non abbiamo preso nessuna strada, perché l'ho spiegato prima, ma evidentemente non si vuole capire, ma l'abbiamo spiegato decine di volte, ma io non mi stanco a ripetere, perché non voglio che faccia una versione diversa da quella della realtà. Per far rimanere quella struttura necessita un progetto di adeguamento sismico che richiedeva un ulteriore stanziamento economico di oltre 4 milioni di euro. Ci sono gli atti, non sono parole. Ok? E quindi su questo è un punto. Dopodiché non si può venire a dire chi ha autorizzato a realizzare la casa della salute all'interno della struttura del San Biagio, poi viene a dire che non è idonea, perché ancora è là, giusto? Ma la stessa cosa la scuola elementare è anche là. Sì. E gli effetti. È ancora là la scuola elementare. Sì. Non è caduta. La caserma dei vigili del fuoco è ancora là. Le altre scuole dove c'è una verifica di vulnerabilità negativa sono ancora là. Il problema non è questo. Il problema è che questa amministrazione, rispetto alle altre amministrazioni, perché l'obbligo normativo parte dal 2010, non parte da ieri. Obbligo che è stato disatteso dalle amministrazioni del 2010, del 2011, del 2012, del 2013, del 2014, del 2015. E quando è arrivata questa amministrazione, e grazie all'opportunità della giunta lo ieri, che ha investito fortemente
sull'edilizia scolastica, la prima in assoluto nella storia. La prima in assoluta nella storia ad investire ingenti soldi sia attraverso un recepimento di stanziamenti dello Stato centrale, ma soldi di bilancio che avrebbe potuto spendere per altro. Invece è una scelta politica coraggiosa e forte, e noi di quello ne siamo grati per una scelta che ha fatto il Presidente Olivetti, e l'abbiamo sempre detto. Quindi la scuola è là. Quando io il passaggio nessuno, io ho fatto una pubblica, ho fatto una dichiarazione pubblica, neanche questa struttura non è loro, dove stai seduto tu e io, questo non è loro. Se non è loro non possiamo. Non c'è nessuna struttura idonea, perché un'altra cosa che abbiamo accettato è che non esiste certificazione di collaudo su nessun immobile di proprietà comunale e no. Questo è grave, è grave che amministrare in amore. No, è grave quello che stai dicendo. Non c'è gli altri. Quella scuola era stata con le vecchie normative. Era stata dichiarata idonea. E come no? Guardate gli altri. Allora poi con la. No. Perché quello era stato. No, scusami, ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa. Quando mi riferisco che l'obbligo normativo sulla verifica di vulnerabilità sismica delle strutture pubbliche è partito nel 2010, e quella normativa aveva un obiettivo ben preciso, quello di avere un registro, definiamolo così propriamente, delle condizioni di come si presentavano le strutture pubbliche. Il problema adesso lo chiedevamo. Anzi, noi siamo stati attenti, abbiamo effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica su tutti gli edifici scolastici e su tutti gli edifici scolastici siamo stati ammessi a finanziamento. Nella programmazione 2019 è arrivato il decreto e la comunicazione ufficiale di finanziamento della scuola elementare. Le altre scuole verranno più avanti, ma sono nella graduatoria definitiva ammesse a finanziamento. Quello è un investimento importante che, se non lo riconoscete voi alla maggioranza, noi ce lo riconosciamo da soli, non abbiamo bisogno di riconoscimento, ce lo riconosciamo da soli l'investimento che ha fatto questa amministrazione. L'osservazione che faceva il consigliere Maida eventualmente su alcune mie esternazioni riferite è per chi conosco bene il consigliere Maida, e siccome lo conosco molto bene, lui lo sa molto bene, tutti mi conoscono, non c'è persona in positivo, a me lui quella firma su quella denuncia nei confronti del sindaco Donato non l'avrebbe mai fatto. Perché lo conosco bene. Sì, noi non l'abbiamo fatto. Poi, se volete, entriamo nel merito della denuncia, per puntualizzare solo una cosa, che la denuncia non è un atto pubblico, né tantomeno voi, né tantomeno voi all'indomani di questo esposto avete reso una dichiarazione pubblica in tale situazione. Avete solo manifestato una vostra perplessità in ordine alla condizione di non sicurezza di un edificio scolastico, ma l'estetica, quella, la meraviglia, e qua parlo da cittadino, da padre, non parlo né da consigliere né da ex assessore, parlo da cittadino che era a Valletta, quello che a me meraviglia, ma meraviglia tutta la maggioranza, meraviglia ai cittadini che mi ascolterà, meraviglia a chi è presente oggi ad assistere a questo consiglio, a un bel consiglio comunale, la sa qual è Carolino Mai? È perché mi meraviglia come la stessa solezza non è stata utilizzata nei confronti dell'istituto tecnico industriale. Dove a dire fuga? Se io mi trovo, per garantire la sicurezza dei bambini, e
trasmettendo e veicolando, che quella struttura non è idonea, tra un bambino di 10 anni che frequenta la quinta elementare e uno di 13 che frequenta la quinta, non c'è differenza. No, è la stessa cosa. Quindi la stessa preoccupazione nell'asporto dovevate mettere anche l'istituto tecnico industriale, che addirittura è prevista una demolizione e ricostruzione integrale. La stessa per i vigili del fuoco, che è risultata non idonea. E là ci sono padri di famiglia. Ed è un assurdo che la caserma dei vigili del fuoco, che è il baluardo, che è proprio un'istituzione che va a controllare la sicurezza degli edifici, ha una sua struttura che non è idonea. E non l'abbiamo investito. Abbiamo investito perché siamo stati esclusi all'attivo bando e noi siamo stati capaci. L'abbiamo partecipato al secondo, siamo stati ammessi a finanziamento. Nel secondo bando è normale. Non è normale. È normale, chi amministra lo deve fare. Non è normale. Non è normale perché se andiamo a vedere le programmazioni, non è normale. Perché i bandi non è che abbia le opere, sono uscite pure prima sulle opere strategiche. C'è il regionale che è ministeriale, che è direttamente dalla comunità europea. Quindi non è l'anomalia. Quando siamo lì si fanno le ricerche e noi abbiamo fatto le ricerche. Quindi caldo meno abbiamo fatto le ricerche. La stessa doveva essere fatta per l'ospedale San Bianco, dove c'è uno studio ufficiale di verifica di vulnerabilità sismica negativa. E là non entra il bambino di un anno, là entra tutto il mondo. Però questa preoccupazione non l'avete avuta. Non l'abbiamo avuta. Non l'avete avuta, perché l'esposto io l'ho letto. E in un passaggio c'è scritto che l'opera non è stata ammessa a finanziamento. E in consiglio comunale ebbe a dire al consigliere Gregorio Tino che là il progetto sarebbe stato finanziato. No, il progetto di Chiara Valle. È vero che il risultato nella graduatoria non ha messo, ma è stato avviato il procedimento e siccome le motivazioni riportate su quel provvedimento erano zero, ho detto che ancora l'itere è aperto e ho affermato testualmente, l'ho invitata a venire con me in regione per rendersi conto che la pratica è ancora in fase istruttoria e che se non fosse così mi sarei dimesso il giorno dopo, o se fosse come dicevo io ci sarebbe dovuto dimettere lui. Lui ha detto che con me a Catanzaro non viene, ma se andava per l'interesse di Chiara Vallesi e non per l'interesse personale. Grazie. No, ci sono per i tributi, un passaggio importante. Guarda, quello che si diceva dei tributi dove eravamo. Ah, per quanto riguarda la situazione dei tributi, sono stato il primo a dire che l'amministrazione Maida Bruno ha lasciato, mi riferisco al ruolo dell'acqua, era rimasto pronto il ruolo del 2010, non inviato. Ma ho anche detto che cosa è successo, l'ho detto in un'assemblea pubblica. L'ho detto in televisione, non l'ho detto nella sala del sindaco. Quindi io le cose le dico per come sono. E la situazione dei tributi, noi abbiamo lavorato dal primo momento, perché la prima domanda quando sono stato investito dal sindaco, che mi ha segnato la rete, l'assessore al bilancio, qua ci sono i testimoni, chi è in organico al settore finanziario, c'è cioè direttamente responsabile, ho detto testuale parola, c'è cioè un verbale chiaro, di decidere loro con quale software vogliono gestire i tributi integrali, perché qua c'è il budget dei software. Un anno veniva gestito con un programma, un anno con un altro, e poi in tutto questo non dobbiamo dimenticare che c'è la gestione commissariale. E contro la mia volontà, per far risparmiare anche soldi e non incrementare ancora di più la massa debitoria, tutta questa gestione dal 2000 fino al 2014 la stanno gestendo gli uffici. L'OSL avrebbe potuto affidare l'incarico a una società esterna, i cui costi gravavano sempre a carico nostro.
una scelta giusta. E se oggi e quindi non consente a nessuno che venga oggi a dire che riguardo il settore tributario non si sta facendo niente. Punto primo, abbiamo rimesso il personale a posto. Punto secondo, abbiamo creato l'ufficio unico dei tributi. Non che quando veniva il cittadino in una stanza andava per il servizio idrico e uno andava per l'IMO e uno andava per, la, per il rifiuto, per la tali, tali, tali. Questa è parte della questione. E se oggi ancora non si è arrivati a regire per avere una banca dati aggiornata ad oggi, non è certo colpa dell'amministrazione. E la presenza oggi qui del responsabile del settore dei tributi, della chiamata il sindaco, vorrei che testimoniassero la situazione dei tributi. E se questa amministrazione si è disinteressata come si è disinteressata alla passata amministrazione, e quando io mi riferisco alla passata amministrazione, mi riferisco agli ultimi 5 anni, perché io le so. Quindi a me affermazione sul mio conto non ne fare così. No, io ho fatto delle affermazioni che tu stai dando conferma. No, io sto dando conferma di quello che io quello che io te. Che in quello che ti. Questo io fa. Sto dando conferma di quello che so. E il ruolo fermo al 2010, è rimasto fermo il 2011, è rimasto fermo il 2012, è rimasto fermo il 2013, è rimasto fermo il 2014, ma non me lo devi chiedere a me. Lo devi chiedere a chi è seduto accanto a te. Come consigliere comunale mi razza. Non gliela mai detto, non l'ha mai posta tu sta domanda. Io l'ho posto. Ho sempre posto. Io l'ho posta. E prima non l'ha mai posta. La... Io ho lettere ufficiali. Abbiamo fatto io ho lettere formali. E voglio capire. L'ha detto prima. No, io ho lettere formali. Però siamo leali. Io ho lettere formali. Dove ho chiesto il perché si è bloccato il ruolo idrico a danno dei cittadini. Il perché ci deve essere una motivazione, quella motivazione non a me non me è stata mai data, quindi a noi di com'è la situazione non ci può essere attribuito nulla se non quello di aver messo in cammino la macchina dei tributi e su questo ne sono profondamente. Noi dobbiamo però aspettare ancora i risultati. I risultati ci vuole tempo. Oggi, c'è qua la presenza. Ma nessuno mette, allora, una no, cosa che vi chiedo, no, posso, c'è posso, una cosa che vi per quanto mi voi sapete il rapporto di stima che ho sempre avuto con i dipendenti del comune di Chiarato. Non mettete mai in mezzo i dipendenti. I dipendenti sono straordinari, al di là di chi è alla guida di questo comune. Nessuno. Lo sono stati per noi, lo sono stati per noi. Voglio finire. E lo sono voglio stati finire. Voglio finire. Lo sento meglio il punto che sono già detto. Il problema non è questo. Il problema è che quando si veicola tramite quella macchina da presa, che questa amministrazione non fa nulla. E allora io per forza li devo chiamare, perché i tributi non li gestisco io li ho lì e loro sanno la pressione che mette Claudio Volpi, non la passione, la pressione, loro lo sanno benissimo e vorrei che fossero loro a testimoniare, ma non per un vanto mio personale o dell'intera maggioranza, perché noi non tralasciamo nulla e se qualcosa non potevamo prevederla fosse pronta qualche mese o qualche semestre prima, se non si è riuscito non è per colpa nostra. E questo ci è chiaro. Ecco perché io chiamo gli uffici, perché sono loro che lavorano i tributi, non li lavori, non li lavora la politica. La politica è quella che sceglie, la politica è quella che ha bloccato i tributi. Là c'è stata la politica. Là c'è stata. E chiudiamo. È inutile. La presenza loro già testimonia la verità. Io sarò breve e qualche accenno però sulle codette lo devo dare, giusto per chiarezza, giusto per un senso di verità di un percorso avviato nel 2016 ed è arrivato ad oggi. Lo devo dare sul fatto che la nostra non è solo un'azione programmatica, perché l'azione programmatica nostra, è vero, c'è stata con richieste di finanziamento per 18 milioni di euro, ma c'è stata anche e soprattutto questa azione programmatica che ha portato
a dei finanziamenti già con decreto e convenzioni firmate e lavori già in essere per 10.291.000 euro. Quindi non sono solo carte e basta, ma sono anche atti e atti certi di soldi che già ci sono, con convenzioni già firmate e con processi già di gare avviate. Sono soldi che arrivano non per scelta politica, perché come dicevo c'è anche chi dà questi soldi in base a delle scelte, a delle richieste che il più delle volte sono politiche. La legge 24 non la si sceglie a seguito di una graduatoria, ad una presentazione di progettazione, è una scelta che un dipartimento, quello della presidenza, eroga. Lo stesso riguarda per altri tipi di contributi che per scelta, non per partecipazione a bandi, vengono dati questi soldi. Chiaravalle di questi soldi non ne ha avuto. Chiaravalle ha partecipato a dei bandi che, lo ha detto il consigliere Foti, io ribadisco, la grande attenzione della giunta regionale a puntare su dei temi che sono quelli della prevenzione, che probabilmente non portano voti, non voglio entrare adesso nell'argomento politico del presidente Oliverio, ma che guardano invece alla sicurezza e che un giorno solo si capirà il ruolo e il lavoro forte che c'è stato. Puntare su 500 milioni di euro per l'edilizia scolastica, puntare per quanto riguarda gli edifici strategici, puntare non per 500 milioni di euro. Edilizia scolastica. Sta uscendo un nuovo bando perché vogliono portare a compimento la regione Calabria. A livello regionale? Sì, sì, sì. Tutte le scuole della regione Calabria. Lo stesso guarda per l'edilizia, per quanto riguarda gli edifici strategici, lo stesso riguarda per quanto parliamo dei centri storici. Sono delle attenzioni che sono state poste come giunta e che noi siamo stati bravi a partecipare a questi bandi, in alcuni siamo stati subito ammessi al finanziamento per 10.291.000 euro già cantierabili, altri ammessi al finanziamento, e parliamo delle altre opere che prima il consigliere Foti ha elencato. Quindi per un processo naturale che partiva dallo studio, dalla vulnerabilità sismica, dalle prove, dalla progettazione, dalla partecipazione del bando. E qui mi ricollego alla scuola elementare. Mi ricollego perché è stata fatta quello che è stato fatto ed è un atto non mio di vittimismo, perché chi interviene sulla messa in sicurezza di un istituto per arrivare al finanziamento, come l'abbiamo fatto noi, andava premiato. Non andava denunciato per omissione di atti d'ufficio, perché è stata un'azione quella, perdonatemi di doverlo dire, politica contro il sindaco di Chiaravalle. Perché quando io denuncio che ci sono delle prove che attestano quello che io già sapevo, perché io lo sapevo già dal 2010 che quelle sono strutture che non sono idonee. Infatti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri obbliga le amministrazioni a fare le prove di vulnerabilità, obbliga a fare le progettazioni, li obbliga per legge, ma non obbliga di fare i lavori, perché dice i lavori li puoi fare se c'hai i soldi. Quindi tu potevi, sei obbligato a farlo, e a Chiaravalle queste cose non sono state fatte. Ma non dovevamo fare le prove per poter dire che quell'immobile non poteva rispondere a delle norme sismiche che sono nate decenni dopo la costruzione di quella struttura. Era chiaro, era ovvio che scoprivamo l'acqua calda, sapevamo che quella struttura non poteva essere idonea, lo sapevo io, lo sapevate voi, lo sapevamo tutti. Però la denuncia è stata fatta contro il sindaco di Chiaravalle, con una dichiarazione pesante quando dice in modo netto e categorico un passaggio. Dice in modo chiaro
che sono stati esclusi definitivamente dal finanziamento. Falso. Anche perché ne avevamo discusso qua, che è solo un errore sciocco di ritenere quella struttura come un bene sottoposto ai vincoli dei beni culturali, quelli che sono, dice no, è stato costruito in quegli anni, ma non è un bene sottoposto al vincolo. Ah, scusate, l'abbiamo detto qui, che addirittura di quel bollettino che c'era stato detto, non era stato preso assolutamente in considerazione, perché il giorno dopo è arrivata la lettera a dire c'è stata una cattiva interpretazione, esclusi definitivamente dal finanziamento. L'industriale vanno ai nostri figli. Io che sono attento a quello che succede sul territorio, vado alla Procura della Repubblica, presento la denuncia contro il sindaco Donato e la presento anche col presidente della provincia. La stessissima, no, e voi siete gli amici, scusa, perché non l'avete messo nella denuncia? Che il sindaco è omissivo, perché non denuncia neanche che la scuola dell'industriale deve essere chiusa. Perché non è stato messo denunciare il sindaco per omissione dell'ufficio, perché mantiene ancora aperta la caserma dei vigili del fuoco? Denunciamo il sindaco perché tiene aperto ancora l'ospedale? No! La denuncia era solo sulla scuola elementare per scelta politica contro il sindaco di Chiaravalle. E chiudo questa parola. Per quanto riguarda la scuola, quindi scelta politica mirata solo a far male ad una persona. Scelte politiche invece a difesa degli altri istituti che probabilmente era giusto politicamente non concedere. Per quanto riguarda la Cassa della Salute, e la chiudo una volta per tutti, non sono stati 3 anni dormienti, sono stati 3 anni di attività intensa dove non c'è stata nessuna scelta politica di cambiare un progetto in essere. È vero parzialmente quello che viene detto, che una scelta politica c'è stata, la nostra, ma era quella quando io l'1 luglio del 2016 faccio un sopralluogo con il direttore Perri, l'architetto di Istituto, il dottor Maurizio Rocca, al carcere mandamentale di Chiaravalle, perché la scelta che loro avevano preso era quello di andare a chiudere l'ospedale, la struttura dell'ospedale, chiudere la struttura dell'ospedale, l'azienda sanitaria. È la scelta politica, la scelta politica che c'era in quegli anni, avevano deciso di chiudere la struttura presidio San Biagio, spostare il tutto alla casa mandamentale, demolire quella struttura, ricostruirla di nuovo. Assurda, e sicuramente non avrebbe portato a niente. Abbiamo detto no, se voi dovete demolire e costruire, noi facciamo un discorso diverso, costruiamo e demoliamo per dare una continuità, perché nella casa mandamentale che mi aveva preceduto abbiamo fatto un altro tipo di discorso. La radiologia la chiudiamo e la facciamo una volta alla settimana con un camper che mi viene da Catanzaro, la dialisi la chiudiamo e la spostiamo a Soverato, la riabilitazione la portiamo al reparto di ortopedia a Soverato, da qui non si tocca niente. Questa è stata la cosa mia categorica, categorica, quindi questa scelta l'ho fatta. Ma era l'1 luglio del 2016. Ha portato poi il 22 luglio immediatamente, a distanza di 20 giorni, alla richiesta dell'ASRA per la concessione del terreno, ha portato al 1 agosto alla deliberazione del Consiglio Comunale, ha portato al 1 settembre al primo preliminare, ha portato il 24 ottobre la richiesta di incontro col segretario generale, l'avvocato Apicella, con tutti i dipartimenti, ha portato al 10 novembre la convocazione per le 15 in una riunione col segretario generale, programmazione, tutela della salute, dipartimento dell'ASP, lavori pubblici, ha portato al 23 un percorso a cadenze, con a me accanto sempre il presidente Olivero e l'avvocato Apicella, fino a quando loro si sono anche stancati di quello che succede. E quello che è successo è stato grave, perché è saltato un direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, perché è saltato una responsabile degli affari generali dell'azienda sanitaria,
perché è saltato un dirigente dell'edilizia sanitaria della regione Calabria, perché è saltato un ingegnere dell'edilizia sanitaria. Non dobbiamo scordarci. E quando siamo arrivati? Siamo arrivati a settembre, ottobre del 2017. Che cosa avevamo? Niente. Niente. Da lì si è mossa una macchina che ha bruciato, non ci stanno tecnici più dentro, tutti i tempi della logica degli incarichi. Perché è partito da quel preliminare ad avere un definitivo, approvazione del definitivo, è partito successivo incarico per il progetto esecutivo, con tutti i tempi. Il progetto esecutivo deve fare ragazzi, lo assegni, devono passare 45 giorni dopo tu presento, quando te lo presentano ci deve essere validato, validato, perché adesso vanno validati da gruppi diversi, non è che l'ufficio stesso che sono valida, quindi deve fare un'ulteriore gara, trovare un ulteriore studio, dargli il progetto, validarlo, darlo al genio civile, avere il parere del genio civile e andare avanti tutto questo iter. Non sono passati 3 anni, perché il nostro percorso è iniziato in uno studio per capire che cosa c'era e non c'era niente. Abbiamo smosso per dare subito la possibilità di ricreare quelle condizioni perché il progetto venisse finanziato, venisse approvato e potesse andare avanti. E il nostro percorso reale sulla Casa della Salute parte ad ottobre del 2017 e da quella data ad oggi si è chiuso tutto lì, può succedere quello che vuole. Sicuramente se il consigliere Maida dice, è un motivo di credergli per i rapporti che ha, non può sicuramente oggi affermare che ancora ci possono essere dei processi politici che possono fermare questa macchina. La macchina ormai, la politica non può più entrare, ormai è solamente una questione di bando da presentare. Poi possono esserci ricorsi, la società fallisce, lo sappiamo quello che funziona, però l'iter ufficiale in tutto e per tutto è partito ed è partito da quando noi, io, abbiamo realmente posto, perché era uno dei nostri punti del programma, l'attenzione sulla Casa della Salute. Ma dice il burocratico da quando è stata firmata la nuova convenzione? Perché parte da lì, dalla nuova convenzione. Allora io dico, non diciamo sempre solo che il tutto si svolge, perché è vero, chi ha amministrato ha programmato, molte cose non sono state fatte, però c'è un percorso oggi nuovo, c'è un percorso oggi che vede questa amministrazione che si è catapultata su tante situazioni e che oggi ha già in esiti 10 milioni di soldi già in cassa per poter avviare dei lavori e tanti altri che devono arrivare. Ma l'attenzione non è solo la struttura da parte nostra, signori miei, perché la nostra azione politica è stata forte e determinante quando ci siamo seduti all'azienda sanitaria con l'ultima visita del direttore, del commissario attuale Fico l'altro giorno, quando per la prima volta nel fabbisogno del personale che viene fatto ogni anno, per la prima volta nella storia dell'azienda sanitaria dal 2010 ad oggi veniva riconosciuto ufficialmente la Casa della Salute con l'individuazione delle persone che dovevano essere assegnate alla Casa della Salute. Prima mai. Prima arrivava il medico e andava all'ospedale di Soverato, poi il primario di Soverato lo destinava a Chiaravalle, se gli faceva piacere. Prima il tecnico non arrivava a Chiaravalle, arrivava prima al distretto di Soverato, perché lì venivano assegnati. Oggi no, in quel fabbisogno del 2018 gli uffici competenti chiedono per la Casa della Salute di Chiaravalle un tecnico di radiologia, 2 fisioterapisti, un pneumologo e un radiologo. Noi oggi possiamo dire che il tecnico di radiologia è stato trasferito alla Casa della Salute e c'è Mungo Salvatore. E i 2 tecnici fisioterapisti sono stati assunti per la Casa della Salute, hanno firmato il contratto
Casa della Salute. Che ancora giorno, non ci sono. Sì, da giorno 16. No, non ci sono. Giorno 16 che lavorano già. No, perché dovresti dire su queste cose. Sono giorno 16 che lavorano. La battaglia che è stata fatta proprio su queste assunzioni da parte di Pacenza. No, 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 questo non lo so. Dovreste avere cose. No, 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 perché no, 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 questo non lo so. Ti do tanti meriti. No, 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 no. Do tanti meriti in Italia. Ti do il merito da dove partita. Ti do il merito da dove partita. Ti do il merito di Pacenza. Di Pacenza. Aspetta, ti do il merito di Pacenza. Ti do il merito di Oliverio. Quante volte si sono stati potenti a discutere della casa per quanto riguarda il fabbisogno, sono due le persone che vanno ringraziate e sono la dottoressa De Luca, direttore sanitario, e l'allora facente funzione, direttore generale, il dottore Giuliano. E ho dato altro, riconosco. Addirittura, aspetta, e il merito oggi a Fico perché a dicembre era stato assunto quell'atto con Sergio Carieri in quell'ufficio e erano state avviate le assunzioni dei due tecnici di riabilitazione senza avere il DCA di Scura. C'era solo una lettera che Scura dava la disponibilità all'azienda sanitaria di fare uno scorrimento di graduatoria. Su quella disponibilità l'azienda sanitaria fa un atto deliberativo, assume all'inizio l'iter che viene immediatamente a distanza di una settimana bocciato, fermato, a dire manca la lettera. Nel frattempo si è insediata la nuova, il nuovo commissario Schelle, non so come si chiama, poi il nuovo dà il decreto del DCA immediato e da giorno fino a mai, non che non lavora, dal giorno 16 di questo mese abbiamo un medico, la dottoressa, questa dottoressa, sai che la sto seguendo? Sì, ma se la seguisse prima di lavorare, no? Allora, non sono ancora arrivati. Sono in carica che lavorano, dal giorno 16, la dottoressa sta lavorando accanto al dottore Stavoni dal giorno 16. Sono contento. Ed è uno. La pneumologa che sta lavorando, i due fisioterapisti stanno lavorando e il radiologo, il tecnico della regione, sta lavorando dall'1 di febbraio. E come non se abbiamo se non lo sa? Non lo so, per dire, allora, vabbè, consigliere Maltese, anche sui servizi abbiamo puntato terribilmente avendo dei risultati. La visita dell'altro giorno è quella che il radiologo non sta venendo oggi a Chiaravalle perché non c'è nessuna graduatoria aperta per i radiologi. Non c'è nessuna graduatoria aperta per i radiologi. Quindi non si può fare con una mobilità. Oltre a questo, non c'è nessun medico radiologo. Perché c'è una carenza così tanto di posti di lavoro di medici che si scelgono loro dove vogliono andare. Non c'è un medico radiologo su tutta la regione Calabria che lo vuole prendere. Quindi il ritardo è legato solo ed esclusivamente dal fatto che ormai siamo costretti, e non si voleva arrivare a questo, a fare un concorso. Bisogna fare un concorso sperando che da qualche altra regione o da altro possano venire qui da noi. Perché hanno sfruttato tutte quelle possibilità per poter velocizzare, come hanno fatto con le altre figure. Nello stesso tempo è stato chiesto di andare a vedere se ci sono ulteriori figure che possono servire, di metterle subito. Ma la cosa ancora più importante che io ho detto, ho ribadito, e il commissario Fico ha fatto sua, non possiamo aspettare 3 anni che costruiscono la Casa della Salute ad avere ancora uno strumentario di diagnostica della radiologia che è stata fatta a Chiaravalle, portata a messa lì nel 1980-86. Non esiste più un analogico, c'è bisogno di un digitale. E ha invitato il commissario Fico di fare immediatamente una richiesta dello strumentario che possa essere utile, e allora mi sono permesso di portarlo nella radiologia, mi sono permesso di portarlo
dal dottore Scalore, che ringraziando Dio ha quello studio attrezzatissimo, l'ho portato nell'oculistica, perché il dottore Cozza da anni che lotta per avere alcune apparecchiature, l'OTP, l'OTC, quindi io dico c'è tutto un percorso e non siamo stati disattenti, abbiamo lavorato seriamente. Io non voglio guardare qua adesso tutto quello che mi sono scritto, capiate la nostra buona fede, capiate quanto noi ci stiamo mettendo anima e corpo, e quando voi dite che siamo, dobbiamo lavorare per terra, lavoriamo seriamente, tutti quanti, sedetevi con noi, noi non abbiamo, noi abbiamo, no, dovete venire, dovete venire, dovete, perché se avete anche rapporti politici, politici, e riuscite a portare contributi, io esco il primo a dire questo contributo l'ha mandato il presidente perché è amico di partito di Pinco Pallino. Sono il primo a dirlo se viene al beneficio dei cittadini. Oggi io questa gioia non ce l'ho e non lo posso dire. Non lo posso dire. Dato che c'è questa possibilità, specialmente oggi che si andrà verso la campagna elettorale, se tutti questi amici che ci sono, che lo dimostrino per Chiaravalle. Oggi nessuno può venire a dire di aver lavorato per Chiaravalle. Hai avuto l'amicizia del presidente. Mi è stato vicino, mi ricordo la sera che ho finito lo sciopero, ha voluto chiamarmi in diretta, ha voluto chiamarmi in diretta, Olivedo e pazienza. Sensibilità sia di Olivedo e pazienza. Però, per chiudere la partita, onestà, riconoscimento, non programmazione, ma già fatti certi, 20 miliardi di 20 lire, già cantierabili, uno, Casa della Salute. Il sindaco Donato ha ripreso un percorso, non vado, non voglio, cioè, ci sono 5 anni bui a Chiaravalle, ci sono 5 anni quando parlate di tributo alto, è un qualcosa di drammatico. E là il consigliere Maltese, anche da consigliere di minoranza, che oggi sei qua, chiedete a vedere alcuni posti. Quando noi ci siamo insediati, abbiamo trovato queste carte qua, messe sotto una scrivania, e ci siamo chiesti che cos'erano, lo sapete che cos'erano? Erano 1600 a certi provvedimenti dell'ICI del 2009 che sono rimasti sotto una scrivania, fatti, imbustati e non sono mai partiti. Grave consigliere Maida, grave. Noi li abbiamo denunciati. Io sto dicendo, no, tanto che il consigliere dobbiamo sapere, sei seduto in un consiglio comunale, sei seduto non alle battaglie che abbiamo fatto. L'ho detto e lo ribadisco, perché non si possono cancellare 4 anni, non si possono cancellare il dissesto, non si può cancellare i 4 milioni di debiti fuori bilancio, consigliere Maltese. 4 milioni di debiti fuori bilancio non si possono cancellare, chiedetelo, sono pubblicati, andateli a vedere che periodi sono, da dove partono, chiedetelo, perché siete consiglieri, siamo in questo consiglio comunale, non deve essere solo la maggioranza a chiederselo. 4 milioni di debiti fuori bilancio, quando non si paga, consigliere Maida, non si paga l'acqua, non si mandano i ruoli per tutti quegli anni e poi utilizzo il decreto 35 per andare a pagare parzialmente l'acqua. Io quei soldi, se li utilizzavo con una transazione particolare, probabilmente non sarei arrivato dove sono oggi, perché i 3 milioni e 8 mi rimanevano 8 milioni, non mi pagavo i debiti in corso tipo l'acqua, perché se l'acqua i cittadini me la pagavano, probabilmente non avevo bisogno di quei fondi per andare a pagare quei debiti, o sbaglio? Noi abbiamo sempre passato sono d'accordo con te che una politica completamente diversa. Che se concorde con me su no, questo. Noi abbiamo fatto sempre una politica sono d'accordo, che ci ha portato in sono d'accordo, consigliere Maida, sono d'accordo con quando ha detto dal consigliere Fodi prima sulla onestà e capisci cosa vuol dire. Io capisco che ho una linea che dura dall'inizio fino all'ultimo giorno. Sono un passaggio. Non si comprende, nel senso, no? Sia a casa della salute sia a programmazione. Ci siamo insediati al primo consiglio e non avete programma.
abbiamo fatto il programma, ma questa è fantasia, che non sono i finanziamenti. Abbiamo i finanziamenti, ma ancora non cominciare i lavori. No. Allora senti. Però aspetta. Abbiamo iniziato alle 10:30 e luna su un punto, è stato bellissimo per il Consiglio Comunale andare a chiarire determinate situazioni, sta emergendo una verità che in dubbio, giustamente il consigliere Maida sta sottolineando dal loro lavoro fatto fino al 2011, come un lavoro dove per un periodo ci sei stato, sì, anche sì, tu, come sono gli assessori, come sono, difendiamo fino alla fine. E io non sono rimasto sul segretario. Allora, in quest'ottica io dico, si è lavorato forte, si è lasciato un qualcosa di serio, sta emergendo che ci sono stati 5 anni di buio totale e siamo dovuti ripartire. Siamo partiti, io dico, a testa alta, con onestà, e stiamo andando su quel discorso che dicevo prima. La prevenzione forse non paga oggi, pagherà domani. Ma dato che domani noi saremo ancora qua, sicuramente quel lavoro di oggi ce lo potremo ritrovare in seguito. Prendiamo atto quindi solamente della nomina dei nuovi assessori e della rotazione che c'è stata. Comunque, auguri di buon lavoro. Grazie. Ai nuovi assessori. Avete molto lavoro. Prendiamo la radio, una votazione. Non si è male la cosa. Allora, il secondo argomento di un penso appunto dell'ordine del giorno, determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF 2019. Io qua non sto a ripetermi che nel 2013 praticamente si è arrivati ai tributi massimi e quindi abbiamo già, ragioniere Iozzo, se sbaglio, quindi abbiamo già quel valore fissato in quell'anno 2013 e che dobbiamo mantenere. Quindi anche questa è una linea che deve rimanere ancora oggi. No, perché non fai il contrario, può essere contrario. Ancora oggi c'è questo obbligo normativo che ci costringe a mantenere i tributi al massimo, cioè che alla valle. No. Se non erro, ragioniere Iozzo, parliamo con l'atto del 2013 a aumentare le entrate tributarie e extra tributarie al massimo. Quindi noi abbiamo un copione dell'equilibrio. Era legato al piano dell'equilibrio. Quindi questo obbligo normativo legato al piano dell'equilibrio che ci porta ad avere i tributi al massimo, quindi c'è una riconferma da parte del parte dal 2013 perché abbiamo avuto 2 anni di 2 pianeti. Ci sta il piano di equilibrio. Parte dal 2013 e poi ci fa già. No, scusa. Nel 2013 c'è stato l'impegno del Consiglio Comunale a mantenere alle massime aliquote tasse e tributi perché doveva supportare la proposta del piano di equilibrio finanziario. E poi c'è stato una legge. Aspetta. Dopodiché è stato bocciato e poi il comune ha dichiarato l'amministrazione di dopo il secondo piano di equilibrio. No, però poi c'è stato il dissesto. Quindi le aliquote, anche in virtù del dissesto, è obbligatoriamente tenere al massimo. La domanda è semplice. Vale il 2013 o il 2014? Perché se il 2013 o il 2019 era finita. No, ma la dichiarazione del dissesto. Allora, il bilancio è stabilmente equilibrato, vale 5 anni, 2015-2019. E impone determinate regole. Quindi non c'è la dichiarazione del dissesto, lo sto spiegando però. Il piano di equilibrio, il bilancio è stabilmente equilibrato. Comunque, fate chiarire. Il bilancio stabilmente equilibrato con imposta al massimo va dal 2015 al 2019. Punto.
prima del dissesto abbiamo avuto due piani di equilibrio che ci imponevano a livello di Corte dei Conti l'aumento delle aliquote, ed era 2013 e 2014. Quindi dal 2015 al 2019 è obbligo. Questo è l'ultimo anno di sacrificio. Rispetto allo 0,80. Sì, 0,80 al massimo. Ma è obbligo a seguito. Quindi fino all'anno 2019. Sì. Chiude quest'anno e chiude l'ultimo. Portate più dirmi che dentro lo 0,80. Ho sempre avuto come consigliere di minoranza a darsi da fare per poter poi riuscire ad avere anche dei risultati tali. Perché vedi, io non dice 6 anni poi. Ma poi è facoltà dell'amministrazione. Ah, è perché si deve spostare. Non è facoltà l'amministrazione, la facoltà la può esprimere anche adesso. Ma non è possibile. Ma per legge sono sempre fare i corsi. È normale che la volontà dell'amministrazione nel prossimo esercizio finanziario mettere mani per ridurre il carico fiscale confronto ai cittadini. È normale che la volontà ma poi bisogna fare i corsi col bilancio. Ci siamo sull'Inter, se no. Ho cinque bellati pure. Invece correnti finanze, no, Francesco. Ma se la fa più e dove va a pensare? Ma non devo far lanciare così. È nel tratto. Io bastecco. Allora, vabbè, c'è un problema, e siete obbligati. Siamo. Così. Non lo sai, ma si è come l'avvocato, nel senso che come maggioranza è chiaro che voi dovete procedere sulla base di una normativa che vi impone questa scelta di mantenere questa l'IRPEF a questi livelli, che penalizza certamente i cittadini, che va a togliere i soldi dallo stipendio. Noi ci asteniamo, votiamo, ci asteniamo per un patto politico che riguarda le scelte precedenti che noi non abbiamo condiviso, perché abbiamo sempre sostenuto che alcune scelte che sono state fatte nel passato portavano comunque a situazioni di questo tipo che avrebbero penalizzato fortemente i cittadini. In coerenza a quanto detto prima ci asteniamo. Condivido con lo pensavo che no, sei un consigliere maltese, ma io condivido per le continuazioni dal consigliere. Allora mi astengo perché allora è un fatto che non mi interessa personalmente, non mi astengo. Possiamo procedere, solo un passaggio su quello che stava dicendo il consigliere Maira. Sono anch'io d'accordo su quello che dice lui, sono io che sono d'accordo. Perché invece di perdere tempo sul due piani di riequilibrio per arrivare poi al 2014, cioè fare il dissesto, perché quando c'era stata una battaglia e si era detto, guardate che il piano di riequilibrio porta gli stessi obblighi del dissesto, non è vero che tu le aliquote non le devi aumentare al massimo, o sbaglio? Quindi a questo punto c'è partito dal 2013 e arriviamo al 2019. A questo punto molto probabilmente ci finiva due anni prima ed eravamo forse già fuori da questa sezione. Quindi d'accordo sul fatto che sul dissesto non potevamo fare assolutamente, ma molto probabilmente se si doveva fare il dissesto fallo a tempo debito e non perdere del tempo per arrivare poi a penalizzare ancora di più i cittadini con questo tipo di scelta. Va solo puntualizzato un aspetto, che la dichiarazione di dissesto non è una facoltà, ma è no. È uno Stato di trono. Allora, su questo c'è molto da discutere. No, quando sono arrivato... Significa fare l'interpellanza parlamentare per modificare... L'interpellanza, io... ho una mia veduta, perché l'ho vissuta sulle mie spalle. Il 93 c'erano debiti a non finire, addirittura non ti davo una lampadina. Noi abbiamo rigettato la scelta del dissesto e siamo andati avanti, però sono scelte politiche che ognuno fa. Allora prendiamo conferma della determinazione dell'aliquota addizionale. Due, sì, l'immediata esecutività. Allora, quarto punto, sempre lo stesso, conferma aliquota IMU esercizio 2019. Valgono sempre le stesse dichiarazioni? Sì. Votiamo. Due astenuti. Immediata eseguibilità.
accettare lo stesso.